Euforia alle stelle a Vallo della Lucania perché la Gelbison sta andando al di là di ogni più rosea previsione. Secondo posto in classifica con 43 punti in 22 gare, tre soli in meno della capolista Messina, la squadra allenata dal salernitano Novelli che guida la classifica. All'andata finì in parità 2-2, l'odierna partita vale tanto, tantissimo per la Gelbison che in caso di vittoria conquisterebbe il primato e dunque potrebbe davvero cullare speranze di promozione. Una squadra forte con giocatori di categoria ma anche giovani che stanno disputando un gran campionato con una società solida alle spalle, presieduta da Maurizio Pugliesi che ha unito diverse forze imprenditoriali del territorio. Oltre la D, la Gelbison non si è mai affacciata, adesso l'occasione è davvero ghionda. Ma lo speravamo tutti quanti, l'abbiamo detto tante volte, man mano che è andata avanti la stagione siamo cresciuti e questa era una speranza che avevamo, come abbiamo la speranza magari di andare a Messina a quattro partite dalla fine a giocarci qualcosa di importante, così vorrà dire che saremo in tre a giocarci il campionato. Però ti ripeto, è una partita che è importante, ma non credo che sia decisiva in tutti e tre i risultati, perché anche in caso di vittoria del Messina facendo i 12 scongiuri avranno sempre a che fare con l'altra squadra di Messina, quindi non è decisiva. Sicuramente, ripeto, è una partita importante che noi ci terremo molto a vincerla, sapendo tutte le difficoltà che incontriamo, per regalarla alla Gelbison e, perché no, a questo punto regalarci magari 4-5 giorni da primato in classifica.